Bene, signori e signori, eccoci qui, siamo su Elon Egbor, un gioco per PS4 che abbiamo appena acquistato e andiamo a provare con tutta l'energia del caso. Diciamo che il gioco ci piace, enigmi, roba del genere, quindi credo che ci divertiremo. Siamo pronti? Andiamo al gioco. Cominciamo. Bene, vediamo questo tizio qui con il baffetto, il ciuffetto, che ci dice? Per ora un tizio tranquillo, mi sembra, no? Vedremo. Ah, il gioco è molto simpatico, è un gioco molto bello anche per vedere per i bimbi, così è simpatico da vedere, quindi ragazzi, ci diamo sotto e lo proviamo. Allora, atto 1, cominciamo dall'inizio e vediamo. Vedo una palla. Un bambino affannato che corre. Corre, segue la sua palla e la butta laggiù. Ok, siamo entrati nel vivo. Ma che c'è quel simbolo che ti appare? Quale simbolo? C'era un quadrato sul bianco. Ah, non lo vedo più. Allora, vediamo un po' i tasti. Con la X si salta, quadrato non so che fa. Percorre più veloce. Ok, L2 si corre più veloce. Allora, qui vedo diverse case, ma io credo che dobbiamo arrivare al pallone, immagino. Aspetta un po', vedo se posso prendere queste cose. Aspetta, comandi. R1 prendi, R2 appoggia, R2 premuto credo lancia. Ok, R1 prendi, ok. Che cazzo è successo? R1 premuto. Ah, ne posso prendere anche più di uno. Prendiamolo al massimo, vediamo. Ok. Va bene, ci abbiamo un po' di cose dietro. Non so dove li tiene questo bambino. Comunque. La palla è arrivata, attenzione. Si ferma davanti a questa casa singolare. Vediamo. Un urlo? Sembra fatto sto ragazzo con quegli occhi. Sì, nasone, raffreddore. Eccolo! Eccolo là il personaggio! Che sta succedendo in quella casa? Ci ha visto? Guarda. Bambino sproporzionato in confronto alla casa, ma vabbè. Cosa può? Zitto zitto, fa pianino pianino. Cioè, senti un urlo, lui va a vedere, spione. Vediamo? Ok, ha chiuso qualcuno là dietro. Bisogna annotare tutto. Si è messo una chiave in tasca di quella serratura. Attenzione, ci ha visto. Oh. Via via via. No. Ah no, non mi fa scappare, quindi è obbligo essere preso, sicuramente. Che c'è chiuso insieme a quella? La chiave l'ha appoggiata in un tavolino celeste. Ah, guardate, eccolo lì, lui è di sopra. Piano di sopra. Ok. Quindi dobbiamo raggiungere il piano di sopra. Siamo spammati. Proviamo L2 lancio. Ok, L2 premuto, diventa grigio i lati. Ui là, che forza, lancia più lontano. Ok, spacchiamogli subito una finestra così, come Cristo comanda. Non ce l'ho fatta, vabbè. Questo buttalo via. Che cos'è questa? Un'altra casa? Ma io posso interagire con le case vicine. R1 si aprono le porte. R1 sempre si aprono e si chiudono. Ok. L1 niente. E questa casa? Deve essere casa mia questa. Vediamo un po' nei cassetti. C'è qualcosa di utile. Ah, posso prendere anche altre cose. Usarle. Allora, sempre con R1 aziono le cose. Ok, interessante. Vabbè, non credo ci sia niente di importante qua, no? Vabbè, poi vedremo, dai, se abbiamo bisogno. Là c'è il tizio. Allora, la chiave abbiamo visto che è in questa zona qua. Quindi, baby, noi dobbiamo riuscire ad arrivare in alto là. Ah, vedo già che c'è una specie di montacarichi. Che salendo ci può portare là. C'è anche un pannello, vedete? Pannello.
tolto la corrente. Però potremmo anche provare a salire di qua. Vabbè, ma ci sarà un modo per arrivare in cima là, no? Allora, da quello che ho capito, ci possiamo arrivare così. Allora andiamo. Aiaiaiaiaia, sta arrivando, sta arrivando. No, 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 ma già visto. Sì, mi ha già visto. Oh, cazzo, tira la roba. Mi sputa addosso. Cos'è, lava? Con la X salti. Ok. Ok, quello che si incassa e ti insegue. Allora, il gioco è simpatico, ragazzi. Ora proviamo a capire un po' come arrivare in cima. Credo che dobbiamo entrare in casa e salire le scale, roba del genere. Ora, dobbiamo aspettare che si confonda un pochino, però. Sta facendo il giro, eh? E noi andiamo di qua. Allora, avevo già visto su Yellow Neckball che si possono spaccare le finestre, quindi perché non spaccarne una? Aia, sei già accorto. E che cazzo, ma io entro al volo. Facciamo una prova. Sì, ma già preso. Ero lì aggrappato e tentavo di uscire. Ah, è salvataggio. Vedi, sta salvando. Quindi è ancora lì lui. Ma non c'è più lì. Ma dov'è? Ma cosa? Guarda, spacca le finestre. Proprio Rambo, mi vuol prendere tutti i modi. Sono un bambino. Madonna, che cattiveria. Mamma mia, stai calmo. Madonna, non lo so dove va. Dice, mi vede se mi butto di corsa qua. Mi vede sicuro. Certo. Che cazzo, che palle. Fastidioso. Cosa hai tirato? Oh, ma sono un bambino. Ah, qui non mi prende. Senti, senti, parte la musichetta. Sono nel tuo giardino, non mi dici niente. Guardalo. La corsetta marcia. E devo aspettare che si confonde. Cioè, vabbè, forse devo aspettare che vada in casa, perché se rientro qui mi vede. Se entrassi al volo di qui ora. Vede? Sì, mi vede, dai. Quindi aspettiamo che vada in casa. Allora, dobbiamo arrivare al piano di sopra, prendere quella chiave che serve per aprire quella porta là. Questo è il nostro obiettivo principale. Sta macchina? Aspetta un po', vedete il pallino che è grigio? Dove diventa? Così vuol dire che si può interagire con l'oggetto. Ora sto provando ad aprire, ma qui non si apre. Sicuramente ci vuole un qualcosa. Oilà! Cruscotto, direi. Ah, però non diventa grigio il cruscotto. Qui niente. Ah, R3 ci si abbassa. Ma non vedo interagire su nulla. Andiamo di qua, ma c'è lo sportellino da aprire. No, ma chi è? Madonna, non si può neanche guardare la macchina. Sono un bambino, madonna, ragazzi. Ti segue, è proprio un cazzato nero. Ah, ma fa qualcosa, almeno posso entrare. Ma già è complicato entrare comunque. Vediamo se vediamo dove va. Eccolo là, ora è andato di là. Ma se noi ci abbassiamo, facciamo meno rumore. Andate in quella stanza. Proviamo più di qui. Proviamo queste stanze. Lui di là. Qui c'è un cavo della corrente che va qui dentro. Questa è chiusa. Qui? Scale, ne vedete? No. Questi sono cassetti, magari da vedere. Sì. Ah, cassetti senza maniglia non si aprono. C'è niente. Libri. Ma può essere tutto nascosto chissà dove. Potrebbe essere tutto nascosto. Arriva. Sento. No. Qui? È in giardino, è in giardino. È uscito. Vediamo se troviamo una scala per salire.
Qui è la chiave della signora. Ci vuole la chiave per aprire quella porta. Se no c'è quell'altra porta da aprire che abbiamo visto. Le scale non ne trovo però. Qui la cucina. Ormai guardiamo questa. No, 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 no! Allora, scale in casa non ce ne sono. Abbiamo notato questo. Allora, per arrivare al piano sopra... Dove siamo? Qua? C'è un muro, mi pare, no? Sì. Non si va oltre. Ho paura gli angoli. Ma sei sopra? Aspetta un po'. Ma c'è lui. Una donna sembra. Ma fa il figo, guarda. Macchina. È andato via in macchina. Sì. Qui c'è qualcosa, una bambola. Vedi? Vendendo di qua. Porca puttana! Una ruota. Ma che cazzo? Un incidente, cosa è successo? Questa quella sarebbe un'ambulanza? Oddio, ho detto cos'è? Ah, sono io questo, sono il bambino. Vabbè, è ovvio di uscire di qua, dai. Vediamo un po' che c'è. Luce, 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 luce. Ah, gli occhi. Forse quando muori ti fa vedere dei ricordi, roba del genere. Vabbè, amo, allora, noi abbiamo capito questo, che abbiamo... Una porta chiusa dentro, una porta chiusa a chiave, che la chiave è qua su. Sì. Là c'è un montacarichi. Secondo me dobbiamo salire col montacarichi. Qui c'è una fune, vediamo dove porta questa fune. È una corrente per attivare il montacarichi. E ci porta qui. Ma questa è chiusa, ci vuole una chiave celeste, roba del genere. Ma dov'è sta chiave? Quindi dovrei iniziare a cercare la chiave? Ah, quindi posso nascondere, ok? Io ho già cercato nei cassetti qualcosa. Sta girando intorno alla casa lui, eh? Oddio, mi era sembrato averlo visto. È vicino? Lo sento... In casa. Sentito. Quando si avvicina fa un rumore strano. Che ride? Ah, è la televisione. È di qua lui. Cerchiamo qui dentro. Ma se esco che mi serve? Devo provare a cercare quella chiave per aprirla. La chiave è sopra. Oh oh! Ma ha visto un'altra... Aspetta un po'. Secondo me devi salire su quello scaffale. Quale? Quello scaffale. Questo? Sì. Allora, se salissi... Allora, ci sono delle scatole messe in modo da salire, sembra. Se sali qui, da qui, qua non ci arrivi. Magari puoi saltare qua, una volta sei qua. Sul tetto c'è un buco. Il mio amore non è scemo però. Sul tetto c'è un buco. Secondo me devi trovare una chiave dentro che ti apre quella porta. Però possiamo anche tentare. Sì, qua c'è una chiave che ti apre una porta, però c'è un'altra porta chiusa a chiave. Magari la chiave è là dentro. Facciamo una prova, dai. Sì. 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 Sì, 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 mi sembra che si può salire, amore. Vediamo. Uno, due.
Sempre che non viene a rompere i coglioni il tizio. Ti sposti. Lo sento in giro. Aspetta, ci riprovo. Lasciami stare questa. Mi! Ah, salto stupido, brutto. Ok. Ma non è tanto facile. Non so se è fattibile. Andiamo, proviamo. E salta bene. Ma come sono messo? Sto coso mi dà un po' noia. Via, sta lì. Ok, più facile ora. Ok, sì. Sì. Non hai tutti i torti, baby. Ma lì alto. Non ci arriva. Mettici. Mettici qualcosa. Qua ci metto. Un bidone. Su. Si può? Lo puoi portare sul bidone. Che ne so, proviamo. Cazzo, ma cosa fa lì? A fare giù il giardino? Guarda che pezzo di merda. Prendi il bidone. Non so se posso portare. Ma quando lo lancio. Vabbè, proviamo un attimo. Sì. Ma dai, stai a muoviti che stai incarnando. Ma se schiacci freccia destra, magari. Schiaccia una freccia che non sia quella su. Allora, faccio il tasto. No, che non sia la freccia su. E dai, ma che fava che sei, madonna, ragazzi. Aspetta, c'è il seguito da questo. E segue tanto anche. Cattivo. Allora, le freccette. Con le frecce non fa niente. Ah, pare quello. Quello a fare lì. Dai, ti fa vedere cos'hai. Ma se premi una freccia che non c'ha il bidone. Non fa niente. Non fa niente. Ah, forse quella. Ad esempio, se io. Proviamo. Se ho più oggetti, secondo me premi la freccia e ti ha assunto l'oggetto. Proviamo. Infatti dicevo, magari essendo vuota, ti togli il bidone. Perché non mi fa andare di qua? Proviamo. E prendilo. Ok. Allora. Adesso così. Bidone. Sì. Brava, baby. Faccio per liberare? No. No. Ma proviamo quello che hai detto te. Sì, però si deve levare dai coglioni. Un po' star fisso lì. Non ha niente da fare. Madonna. Tu non hai tiro qualcosa. Premuto di più. Più ce l'hai premuto, più va lontano. Ma dove va? Guardalo, evita. Oddio, ora è mio. E tieni il bidone. Devo aspettare che si allontana. Si può provare quello che ha detto Lady, perché non è male. Là vediamo anche che c'è un buco. Però si è levata il coglione. Senti le mosche, che schifo! Quanti ce l'ho tutte intorno. È entrato in casa. Ora mi fa le finte. Ma dove va? Entra in casa e dove va? Guardalo! È lì, proprio lì si mette! Io devo stare lì e lui si mette lì. Dai! Ma guardalo, fa allenamenti in casa. Felice, eh? Guarda, guarda. Ma chi cazzo è che fa allenamento in casa? No. Cioè, va in camera, fa gli allenamenti. Guarda, dai botti al grammofono. Poi casca tutto. Ora è qua. Sta venendo verso di me. Va in bagno. Dove cazzo andrà? Riesce? Guarda, proprio mi controlla di continuo. Sì. Vattene via un pochino. Eccolo, ora è il momento, è andato di là. Sì, perfetto, si è allontanato. Allora, devo fare tutto a modino, eh? 1, 2, 3, 4, 5. Sì, si sale anche col bidone, 6, 7, 13, metti il bidone qua. Mo'? Prova. Dove sono?
Dai! Oh! No. E ora? Ora dovresti salire. Con un altro oggetto? Sì, magari. Ci vuole un altro. Ma ora cosa fa? Mi verrebbe a prendere qua su lui, fammi capire. Ma il fatto è che non hai oggetti, no? Secondo me non va bene salire di qua. No! Aspetta. Prova a prendere. Tanto puoi prendere 4 oggetti. Sì, 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 proviamo, proviamo. C'è altri bidoni. Ora tolgo tutti i bidoni della zona, ti faccio vedere. E dammi questo bidone. Che cazzo era? Ho visto passare qualcosa. No, prendi l'altro bidone. Ma quanti bidoni? Posso trasportare più bidone? Sì. Sì, vabbè, è proprio un videogioco. C'ho i bidoni ora. Ma forse dice arrivare sul tetto lì. Proviamo. Lo sento il caso. Qualcuno ha aperto la porta, mi sa. Dici mi prende qua su. Oddio. Ok. No. Madonna. No, non mi devo muovere velocemente. Devo fare un salto lì. Però forse col bidone. Sento movimenti, sento movimenti. Andiamo se mi prendi qua su. Fa una paura. È proprio davanti. No, non sto giocando, sto facendo un gioco con gli amici. Cos'è una bicicletta? E basta, tira la roba, maleducato. Questa? Non posso fare niente. Allora, l'idea sarebbe quindi mettere un bidone, un altro bidone, salire. Non so se è fattibile. Ah, però aspetta, potrei andare nella stanza accanto. Una volta che salgo lì, mi metto un altro bidone e salto nel questo qui. Salto qui sopra. E poi da qui provo ad andare di qua, magari. E arrivo alle finestre alte, sì. E lui in alto non mi può prendere, mi sa, perché non c'ha le scale, sto povero. Sono belli questi giochi di logica, ragazzi. Basta Fortnite, fate un po' di giochi di logica. Cioè, giocate anche a Fortnite, ma ogni tanto cambiate. Sì, ci sono. Sì, ce l'ho fatta. Aspetta, potrei farcela con un salto? Non hai sentito il rumore. Dice ce la faccio. Vedo malissimo. E come faccio? Provo a mettermi un altro vicino. No, casino. Sì. Grande. Sì. Ma è quello di scale? No? Ora si incazza se spacca un vetro. Ma le scale sono in quella porta. Sicuramente sono in... No, questo mi serve. Ma dov'è sotto? Aspetta, guardiamo un po' bene tutto. Di qua non si può salire, ok. Siamo arrivati alla finestra. Lo sento sotto di me. Ok, come mi prendi ora? Tanto spacco la finestra. Oh! Ma che porta è? No. Non mi vede più. Ma questo cos'è? Lo sento? È sotto. Ma non mi è riuscito a prendere qua su. Cazzo, come fa? Scusa? Disegni lui da piccolino. Ma che è? Matteo HS. Ma lì c'è il filo collegato alla porta. C'è tutto sto filo. Una leva. Sì. Vicino alla girandola. Beh, questa leva cosa dice? Cosa ha fatto? Ho attivato qualcosa. Guardiamo bene che magari attivo qualcosa qui dopo me lo ritrovo giù. Via sta roba. Controlliamo bene tutto quello che si può controllare. Libri. Qui c'è una porta però.
di aprirla, voglio vedere bene che sta girando, voglio capire. Sì, c'è un interruttore. Ma non ci arrivo. Ah, posso saltare, aspetta. Una scatola. Ma mi sta tirando la roba. Come se sapesse sono qui ora. Sì. Lo attivo ma non fa niente. Sì, manca corrente. Là c'è un'altra specie di leva. Mi sembra impossibile arrivarci, ma c'è quella porta da controllare. Ora ho attivato questa leva. Secondo me ha fatto qualcosa di sotto. E questo cavo porta giù. Ma vedi che è una porta invisibile, non so, capisco. Quello come lo attivo? Forse devo tirare una scatola contro. Vediamo. Vediamo un po' se ti frega. Non posso neanche mirare la scatola davanti agli occhi. Mamma mia. Ho girato la leva. Oh, amore! Ho aperto la porta al piano di sotto. Mi sa che ho fatto una cazzata perché ora può salire. Non so se ho fatto una bella cosa. È chiuso! Vabbè, però ora siamo riusciti in una cosa. Magari lassù c'è della roba, vediamo. Carico e tiro. Guarda, devo arrivare là in cima, ho capito forse. Salì sulle scatole. Prendo una scatola. Mettila più vicino la scatola. Capi. Ok. Cazzo, lui se passa sotto mi vede ora. Ho attivato quello. Sto qui. Vedi qualcosa? Sta dormendo comunque. Ho preso il libro al volo. Aspetta, provo a far cascare tutto. Vedi qualcosa? Libri e basta, no? Se arrivo lì su. Dietro di te dove c'è la girandola. Sì. Ho provato ad attivarla, non fa niente. Riproviamo ora che ho premuto un pulsante. Ma secondo me ho attivato qualcosa di sotto ora. Perché ho girato quella leva là. Al tavolino con la chiave dentro. Oddio, lui è sotto di me, mi sa. Sarebbe lì dentro il tavolino con la chiave. Sì. È chiusa a chiave, mi sa. Proviamo. Sì, è chiusa. No. Lui è sotto, te lo dico io. Al televisore. E ora è aperto. Mo su cazzi. Merda, mi sa. Sei fumato. Va bene, abbiamo attivato qualcosa. Vediamo un ritorno alla casa se è successo qualcosa. Ad esempio laggiù. Guarda. Guarda. Abbiamo tirato su quell'affare con la leva. Ma ora noi ci siamo sopra quell'affare. Ci vorrebbe uno che attiva mentre noi siamo lì sopra. Chi? Non si può giocare in due. Ecco, l'intelligenza c'è. Forse aspetta, la leva lo tira giù. Forse ho attivato la corrente, magari. Proviamo a tirare giù quella leva lì. Oh, aspetta, aspetta, intelligenza. Allora, quella è... Funziona la corrente, quindi puoi usare... No, ho già capito, forse. Allora, se io ora stacco la corrente non succede niente. Quello rimane lassù, no? Fa vedere. Ok, quello rimane lassù, giusto? Ho staccato la corrente. Ma se io attivo la corrente, no? Voi sono intelligenti, ragazzi. Attivo la corrente, no? Ora. E vado lassù in cima di nuovo. E ridò il botto a quell'affare del montacarichi. Cosa succede? Il montacarichi torna? Torna? Giù. E se dopo io disattivo la corrente... Vado lì, disattivo la corrente... Il montacarichi è giù. Disattivo la corrente e vado là, attivo la leva... Il montacarichi rimane fermo perché non c'è la corrente attivata. Sempre se lui non lo va a attivare. Ma io faccio veloce. Secondo me è fattibile, proviamoci. È un gioco di logica e quando ti riescono queste cose dici dentro di te, sono un grande. Insieme l'abbiamo detto. Vediamo, guardate il mio sorriso. Ma avete mai visto sorride così a giocare a Fortnite? O altri giochi? Lui ha la televisione comunque. Ok. Non rompere le palle.
Ok. Allora devo disattivare la corrente. La scatola farà casino, sicuro. No, non si può più. Più forte, forse. Sì, ok. Ok, hai capito cosa voglio fare ora. Ora vado giù. Faccio scendere il montacarichi. Ora il montacarichi è sceso nuovamente. Aspetta che sto bambino è immortale. No, non è sceso. Perché non è sceso? Perché la corrente non c'è. Sei sicura? No, sento spingersi il televisore. Come scusa? Ora lui la riattiva, tanto la corrente. Credo. Vediamo. Senti la il televisore, eh? Ora. Guardalo. Ma l'ha attivata lui. Ha attivato la corrente. Lui la va a attivare se manca. Ma cazzo, il pianale era giù prima. Se do un botto alla leva dovrebbe scendere. Cosa ho attivato? Ah, la leva! Non era... Quello era la leva. La leva! Ridi. Ridi, ora ti faccio vedere. La leva rossa. Ridi. Bruttissimo. Che coglione, tutte le volte salgo lì quando posso salire di qui tranquillamente. Buongiorno. Ma è casino? Ce la facciamo? Perché è proprio sotto, devo salire di sbiego. Devi muoverti piano piano. Sì. Ora prendi una bella rincorsa. Ce la faccio anche senza quello. Fanculo. Veloce, non ci sta tanto al televisore quello. Quello è nato per rompere i coglioni, non per stare al televisore. Ok. Dici che era meglio con questo? Boh, proviamo. Ah sì, dai, ce l'abbiamo. Usiamolo. No! Ok, ce la facciamo. Leva rossa, vieni da Frank. Senti. Montacarichi è salito. Ok. È sceso. Andiamo a controllare. Quindi ora devo staccare la corrente. Però se io stacco la corrente cosa fa il coglione? Ecco, il montacarichi ora è giù. Ragioniamo su questo. Io la stacco la corrente. La devo staccare però non quando è al televisore. Perché se è al televisore capisci. Tipo quando dorme, roba del genere. Devi ragionare anche su questo. Chi è che lancia di dorme? È lui è maleducato così, va. Va in casa degli altri. Oh! E se io chiamo il proprietario? Ah, va a casa di là. Ma che cazzo? Guardale. Se aspetto, o ad esempio posso aspettare quando è fuori casa. L'importante è che non è al televisore che non se ne accorge. Quindi potrei andare a staccarla al volo ora, però. Rischioso che dici. Ormai devo fare prima che... Sta già tornando. Devo staccare la corrente, se è un personaggio che capisce queste cose, speriamo, non che stacco la corrente, lui a fare esercizi dice manca la corrente, come fa a sapere? Lui sa tutto. Fai quello che ti pare, ma non andare al televisore. Vieni in questa bella stanza, c'è un bel letto. Sì? Guarda, salta nel letto. Ma che è andato? Esce dalla finestra.
Cosa sta facendo ora? È proprio lì. Guarda, buttami i bidoni. A calci nel culo i bidoni. Via. Qui è casa mia. L'educazione in casa mia. Maleducato. E mi guarda. Guardami, guarda. Come dire, qui non si entra. Io sto qui. Qui è che a mia posso starci quanto voglio. Vai a fare qualcos'altro, per favore. Sì. Magari non va il televisore, speriamo. Io l'ho attento. Magari non se ne accorci. No! Se ne è accorto, dici. Provo. Certo deve essere veloce. È già qua, è già qua, è già quel bastardo. Ora, ma ha visto? Ma dov'è? L'importante è che non attacca la corrente. L'attaccata è il bastardo. La corrente è ancora giù, la corrente è ancora giù. Ora attivo la leva. No! Ho sentito il montacarichi che si muoveva. Il bastardo l'ha già attivata, dimmi. Il montacarichi è salito. Ma la corrente è attivata, chi l'ha attivata? Porca puttana, maledetto, non si mette male mani al culo quello. No, devo aspettare che dorme, dai. Quando non hai tre coglioni. Tocca rimandare giù la leva. Ora il televisore è quando lo becchi. Però la cosa bella è quando sono sopra lui non mi prende. È il televisore in sala, ora sentite? Non è qui, questo è spento. Aspetta che si metta a dormire. Sì, vabbè, abbiamo preso il ritmo qui, eh. Quindi devo tirare giù il montacarichi di nuovo. Ok, fatto. Quella leva, devo capire. Apre solo la porta, allora, quella. Ok. Aspetta. E se la apro la porta? Evito di fare avanti e indietro sul tetto, magari. Posso essere più veloce. Rischio che mi prenda. Io l'apro. Questa va aperta, in ogni caso, mi sa. Culo, ho sbagliato il tiro. Se fai più casino, eh? La scatola. Tunno. Tiro di merda. Dillo pure. Posso colpire proprio la leva. Raga, ride lei, ride, ride. Lei ride, ride. Un po' più basso. Basta colpirlo, mi sa. Un po' più forte magari. Dai, ce l'ho fatta 2 volte di fila. Guarda, guarda, stavo facendo così niente. Potevo mirare. Forse vuole qualcosa di più pesante. Un punto da mirare per entrare meglio. Ma vaffanculo! Ma che so, sono scatole marce. Provo da sopra il tiro. Forse devo colpire sopra, meglio così. Madonna. Ma scusa, se vado vicino non posso attivarla. Andoci sopra. Scusa. No. Ma l'intelligenza. Ok, quindi ora qui è aperto. Quindi noi dobbiamo aspettare che il bastardo dorma. Attivare. Mandare giù questo. Questo posso già mandare giù, no? Ora era su o giù? Se lo ricorda. Vabbè, su, giù, direi. Sì, direi sì. Così dovrebbe andare giù. È andato giù. Ora aspettiamo che il bastardo dorma. È fuori, ora non dorme perché è fuori lo stronzo. Aspetta che vada a dormire. Intanto mettiamoci una barricata che se arriva almeno ci passa qui.
È fuori in giardino? Beh, dai, abbiamo capito una cosa, quindi dai. Fino a che c'hai un obiettivo è bello. È quando non riesci a capire. Togliamole, devo muovermi anche veloce. E quell'affare là che può servire? Fa vento. Boh, vedremo poi. Dorme, dorme! Dorme! No, devo mandarlo giù. È contrario alla leva. Veloce, veloce, perché si sveglia sto stronzo. Ora è andato giù. Ora tolgo la corrente. Vedi che è già sveglia. Ora è giù. Ma un'altra cosa. Io mi metto qui. Devo tirare qualcosa. Come faccio dopo attivarlo quello? Dici che facciamo una prova con un sacco. Tiragli un sacco. Perché lui sta sopra. Come la disattivo? Vediamo se riesco a fare un salto veloce. Vai là. No! Madonna ragazzi! Complicato, no? È complicata. Ma scusa, ma tu non riesci ad andare su del buco del petto? No, non ci arriva lassù in cima. Ce la fa, dovrei mettere degli oggetti, ma è un casino. Ora voglio provare questa, vedere una volta che attivo, ma è lento a salire, quindi ce la possiamo fare. Devo aspettare che dorme sto stronzo. E se butto via il televisore in casa? Si accorge? Io lo butto fuori. Senza corrente, cosa sai? Dove è andato? In camera, esce di là. Vabbè, ora è fuori casa. Non se ne accorge, sento. Il televisore l'ha spento. Dov'è il televisore acceso? Te vieni con me. Gli rubo un televisore. Mio. Mio. Un televisore è mio. Mi porto via il televisore. Ecco, vaffanculo. E non parlare più. Non hai più il televisore, non so se lo sai. Gli ho rubato. Eh sì, posso togliere le cose, mi danno fastidio. Non hai più il televisore, fratellina. È arrivato in casa il ragazzo rumeno. Porta via il televisore. Porta via tutto di questa casa. Ora non c'è rumore di regola. Allora ora basta andare su. Ah, devo disattivare la corrente prima. Sì, ora devo disattivare la corrente. Ma se ne accorgi ora? Proviamo. Voglio aspettare che dorme o roba del genere. Disattivi per favore. Oh. L'antenna la puoi staccare. Antenna. Prova a tirargli qualcosa. Ora provo. No, ma qui non voglio capire perché. Ok, tolta la corrente. Se non se n'è accorto, posso provarci. Vedi, senza televisore non se ne accorge. Vai, 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 vai. Non ci credo che ha già attivato la corrente. Sei qui allora. Ok. Scusa. Ora. È andato su senza corrente. Aspetta. L'antenna la puoi saltare. Non credo. Sta arrivando, mi sa. Arriva. No. Scusa, tu da qui. Da dove? Da qui. Sì. Non riesci a qui. Per come è messo? Sai che forse non è una cattiva idea? Di mezzo all'antenna. Proviamo. L'antenna sembra un po' in mezzo. Mi sembra un bel salto. Ti dice tiro proprio con qualcosa di più pesante, un bidone. Però vai da sopra. Sì, sì, sì.
Aspettiamo che Sergio Mastrotta si tolga di lì. È lì, eh. Il televisore. Guarda, c'è un altro televisore! Forse per questo si è accorto. Ma io... Bah, visto la corrente l'ha riattivata. Poi. Comunque il montacariche senza corrente non dovrebbe andare. Infatti è suo. Eh? È suo. Ma io avevo disattivato la corrente, mi pareva. Vuoi provare? No, se vedere che salti di bomba. Dove sono? Guarda! Dai, veloce, se ne accorci. È scemo, ma non è così tanto scemo. Ora saltiamo di qua. Bah! Non ci va, non ci va. O che mi danno io questo affare? Vedi, mi guarda, perché te lo faccio in 3 secondi. Amore, sta dormendo. Sta dormendo. Vuoi provare a spaccare l'antenna? Ecco fatto, come perdere un bidone. Ma cazzo, questa qua, no? Vediamo dove porta. Porta qua, che mi porta qua. Eccola qui la leva. Ora è risceso. Proviamoci. Di regola sta ancora dormendo il bastardo. Perché non dovevo fare quello tutto io? Ora ci provo. Ma se ne accorgi, vabbè dai. Quindi ti dici di andare lassù. Ma lo devo lasciare su? Sì, no, dove fai? Però forse vedo lo spazio, c'è, vedi qua. Io mi metto qua, salto. Ma non è che vado a sbattere contro l'antenna. E non provi, te l'ho detto già prima. Non si lo su non fai. Proviamo. Cazzo, ha fatto a vedermi. Tanto il montacarica è andato. Non rompere i coglioni, sono a casa mia. Però prendi un bidone per provarlo a tirare alla sì. Prendine più di uno, no? Andiamo uno, due, tre. Vado. Sembra che non c'è tre coglioni stavolta. Non so dov'è, non so dov'è. Che questo prendi. Uno, due, tre, quattro. Allora, questo qui è sicuro che ci serve per attivare la leva la prima volta. Poi apriamo la porta. E dopo direi che ha meno utilità. Ora vediamo. Sì. Cazzo Cristo. Ora prova a buttare la. Guardiamo i piedini. Basta, a spaccarla di qui. Dici che se salto ci arrivo là. Ehi. Anzi, non credo proprio. Ah, complicato. La tua logica cosa ti dice? Non mi fa saltare, c'è l'antenna di mezzo, credo. Logica mi dice senza corrente non dovrebbe andare. Montacarichi. Si vede che lo attiva lui, devo aspettare forse che dorma, che è fuori casa. Ma cos'è? Cosa c'ha? Le luci accese. Thank you.
Aspetta un po'. Di qua? Cazzo, ma io di qui non ho guardato niente. Come si apre sto coso? Qui. È come se servono degli utensili. Guardiamo in casa, magari si trova qualcosa in casa. Non trovo niente in casa. Libri. Sotto i cuscini. Vediamo se si può prendere i cuscini. Sì. Mi porto via tutti i cuscini. Io tolgo tutto da queste case. Tutto fuori. Mazza. Cuscini di legno. Una torcia. No, no. Ah, un cazzo. Cammina. In casa mia magari c'è qualche utensile utile, vediamo. Tanto il televisore te lo già portato via. Era tutta sta porta. Ci sarebbe un cacciavite, qualcosa per svitare quei bulloni. Cosa posso usare? Candele. Bel cammino. Sei utile, baby. C'è modo di togliere l'antenna. Allora, di qua no. Vuoi provare? Ma è cosa? Vedere anche te. Guarda un po'. Poi la padella. La padella che ci posso fare con le uova dentro? Banane. Un mitra c'è da queste parti. Ma cioè, una casa senza utensili? Con la palletta davanti. Ma non serve a niente questa, solo per prendere oggetti. Madonna. Allora, ragioniamo. Siamo arrivati. Secondo me è sopra, devo guardare. C'è qualcos'altro. Tanto è aperto, vai. Lui è fuori. Ludi. Ma cosa? È sotto di me lui. Utilità di quel ventilatore. Montacarica è giù o su ora? È su. Devo aspettare. Montacarica va a corrente, non c'è cazzo per forza. Devo solo aspettare che dorme il bastardo. Ma. Fai te azionarlo, scusa. Quello è un problema secondo me. Secondo me lo aziono non è immediato a salire, va piano forse. Te come dici? Aspetta, forse fa il letto. Dai, dormi un po', dai, ti fa bene. La tua idea quale sarebbe, hai detto? E niente, di provare a saltare da là, ma... Cioè, da là salto... Ma non ce la fa, è troppo lungo il salto. C'è la casa di mezzo, capito? C'è l'antenna, la casa di mezzo non è una cosa fattibile. Se... E dormi, cazzo. Dov'è poi ora? Vuoi aspettare che passa davanti alla cosa? Che fa il giro della casa, lui ho notato, no? Quando lui passa qui davanti, io lo seguo, la disattivo, e il tempo che lui fa tutto il giro, io vado su. Attivo e torno lì. E quando lui va a attivare ci sono sopra. Sì, vai, sono lì. Mi vede. Ho capito, ma si vede. Dov'è ora il bastardo? Dov'è ad esempio? Forse l'ho visto. Eccolo là. Cosa stai per fare? A vedere il televisore.
Guarda, ride anche. Di gusto? Eh sì, come fai a vedere? Vabbè, ora è uscito, almeno smetti di guardare il televisore. Sembra facile, eh? Vorrei andare al televisore. Ma che lungo sto gioco, perché c'è... Ora porti via anche questo televisore. Non hai più il televisore, non so se lo sai. Ah, mamma, televisore nuovo. Non è che è lungo, basta sapere come muoversi. Non hai più il televisore. Ora guardiamo cosa guardi, eh. Si nasconde, non sa dove. Io ci provo. Un ragazzi, un salto troppo alto, non posso farlo. Però scusa, chi mi dice se trovassi un'asse la metto lunga qua e da lì posso salirci sopra magari. Sto pensando proprio in modo pazzo, ma fatemi mettere un'idea, Chris. Prova a pensarci anche te. Oh, ci riprovo. Ora montacarichi com'è? È giù. Disattivo la corrente prima che rompicoglioni ci vada. Sento da qualche parte. E si muove, il montacarichi si muove. Con la leva, fammi vedere com'è la leva. Con la leva che è giù. Porca puttana, ma non è la corrente allora. Torna, fammi seguire questo filo, capire un po'. Tanto non senti più la tensione. Questa cosa, come attivo sto coso? Spacco anche quello. No, mi fa battere di testa, se voglio. Ci vuole un punto di partenza o qualcosa. E non va, non va. Proviamo a rimetterlo come hai detto te, vai. Quello su. Dobbiamo andare dove hai detto te. Vediamo un po' com'è. Piedini sull'asse. Piano piano sull'asse, bravo. Andiamo un po' più avanti. Qua salta. Ok. Guarda lì che salti che fa. I salti li fa lunghi, ma... Ma è tamburino proprio. Secondari. Bastardo è sotto. Non ce la farà mai. E vai, c'è la parabola tra i coglioni. Se non c'è quella, ce la faccio. Come cacchio si può togliere una parabola? Dove siamo? Ma quella è una porta. Che misure sono? Guarda, guarda che fa scava. Questi sono i ricordi. Se non mi ricordi, ti aiutano come morti, ti spiegano. Allora, se togliamo la parabola, è fatta. Come si toglie una parabola? Ma cosa sono queste gambette? Vuoi là, non mi guardare, non mi guardare. Sì, proprio qui sei arrivato.
Sì, se andiamo indietro mi prende lo stesso. La parabola dobbiamo togliere in qualche modo. Se si stacca questo affare qua, viene giù, spacca la parabola. Se metto qualcosa sopra, va su e dà un botto alla parabola e la fa cadere. Come la vedi? I bidoni, eh? Guardalo, 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 schifoso. Vai a fare gli esercizi, marcio. Sì, comunque la cosa della corrente mi ha lasciato un po'. Non ho capito tanto bene, vabbè. No, oh! Sì, guarda in alto. Sì! Come ha fatto a vedermi? Allora, quindi ora abbiamo tirato giù. Ok. Ci proviamo a mettere dei bidoni dritti in piedi. Magari danno un botto, santo. Lui sta dormendo qui. Ecco, guarda, guarda, bidoni dritti in piedi. Uno sopra l'altro, magari. No! Non andava bene. Che sale dal botto alla parabola. La parabola, non c'è un modo per tirarla giù. Vediamo così. Per come sono messi, sembra che la vanno a colpire un po' più a destra, magari. Beh, qui più o meno va bene, ma non so se funziona. Proviamo. Oh, su non ci va mai, però. Bene, bene. A farsi la doccia. Zitta. Senti! Rumore strano ho sentito. Ho sentito un rumore diverso. Bastardi. Cioè, tan tan saltare di nuovo sulla parabola. No, proviamo un attimo. Mi dà il botto il bastardo. Prima avevi già fatto un salto migliore. Sì, ma è quello il problema. Ho tirato addosso di tutto, vediamo. Ma devo colpire un punto preciso. Certo, quindi è Vola, quello che vola, vola, fa. vola. Prova a tirare contro il legno. Se si stacca quel legno, viene giù la parabola, secondo me. Sto legno qua potrebbe essere la nostra salvezza. No, tun. C'è qualcosa addirittura. Potrei fare anche una scaletta fin là. Che dici, Cri? Con le scatole di cartone. Ci proviamo? Eh sì, dai. Prendi questo. Prendi questa. Prendi questa. Prendi anche sto bidone, va. Via sto coso. Eh sì, rompimi i coglioni, tanto io mi faccio la scala lo stesso. Tira, tira. Tieni giù almeno uno. Via. Madonna ragazzi, appiccicato proprio la proprietà di tira pomodori. Vedete di tutto, è un bambino. Maledetto. Dopo lo faccio lo stesso. Una volta che sono lì, è fatta. Una scaletta, ma la scala mi sembra un po' complicata.
Come potrei uscirne di qui? Cosa ti dice la logica? Sì, dai. Io ho guardato. Allora, dice di saltare là. Il fatto è che nelle soluzioni non c'è l'antenna. Capito? Riguarda il video modo. Non c'è l'antenna, l'ho riguardato già due volte. E io c'ho l'antenna e lui non ce l'ha. Guarda. Ah, torna indietro che avrà fatto modo per toglierla. Ho guardato il video dall'inizio. Poi fa così. 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 Va nell'angolino. L'antenna non c'è. Salta. Sei simpatico a lui, eh? E lì c'è l'antenna. Vito, per quello diceva l'antenna. Prova a vedere un altro. Bastardo, ragazzo. E dai, è sempre lì, madonna, maledetto. Devo togliere quella parabola dai coglioni. Se tolgo la parabola riesco a saltare. Guarda i calci che dai bidoni, me li toglie. Li ho sistemati tutti bene. Ah, quindi se lui va fuori, ho fatto una costruzione, me la toglie così. Guarda dove ho incassato una scatola della parabola. E vedi che chiamo qua. Maledetto. Donno, ragazzi. Stai lì fiero. Stai lì, non ti muovere. Bene. Fa male, eh? Sì, sono stato io. Cosa dire? Cammina qui. No. Guarda come si cazzo. Ho preso un bidone, madonna, ti avessi fregato queste cose. Tiro una legnata, quello lì sta a vedere. Non si può tirare niente, via, si incazza. Sfondo quella parabola. Devo togliere quella parabola di merda. Stai lì, stai lì. Madonna. E se tiro un televisore contro una parabola? È un peso un po' eccessivo questo. Se dipende a che cosa ci tiri contro. Mirarlo bene. Prendiamo anche l'altro televisore. Ho quanti televisori? 2, 3. E prendo anche una radio, guarda. Questo magari è per attirarlo. Poi ci tiro tutto. Tavoli, lampade. È ancora lì, rompicoglione. Il gioco è quello, ragazzi. Togli la parabola e di là ci posso saltare. Voglio aspettare che si leva dal cazzo. Sai che figata quando lui passa di lì a attivare il generatore e farlo saltare in aria. È in casa, va? Rompi coglioni. Se tira un televisore, come la prende? Affanculo, parabola di cemento proprio. Posso tirare dall'altra parte, da dietro. Forse di qua, un colpo di qua. Niente. Televisori sto tirando contro la parabola. Questo, siamo sicuri lassù niente? No. Madonna, ti piace in testa con questo. Una legnata da sotto.
Ma dai. Ma io non riesco a capire, baby. C'è una cosa diversa lì, però aspetta. C'è una cosa nera, proviamo a tirare quello. Forse è l'ingranaggio della parabola. Mi sto tirando tutto addosso. Qui che roba, eh? Amo, fatti un'idea. Ah! Dai, che è di là. Cosa facciamo? Guarda bene. Qui? È su. Può andare proprio di là, no? In distanza qui. Devo fare stanza prima che arriva il bastardo? Se no, non arriva, non arriva. Cosa vedete? Cazzo mi tira roba. Ah, cosa. Cosa dici? Allora. C'è la leva del montacarichi. Tu cosa faresti? Proviamo a tirare giù qualche roba qui. Magari c'è qualcosa qui dentro. Spacchiamo tutto. Non sente rumori. Ma boh. Sì, vabbè, dai. E come cacchio? Ma mi state per... Voi mi prendete per il culo a me. Ma voi mi prendete per il culo veramente. Guarda, 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 guarda. Guarda. Oh madonna. Questa serve per aprire questo qui sicuro. Guarda, schifosi. Ma cosa ho... Io ho tirato a conto. Non ci credo, non ci credo, mo. Guarda qua. La chiave. Cioè bastava tirare giù un quadro. Ma poi c'è la leva dietro. E tira ancora, aspetta. C'è un'altra leva, visto? Sì, aspetta, ora voglio sbloccare sta porta, no, non c'ho più problemi qua. Guarda che schifo, bastava tirare giù quel quadro lì. E usala. Forse non è per quel lucchetto. Dici? È gialla. Ah, forse devo mirare qui. Aspetta. Non devo tirarla. Sì, se forse l'ho aperta, vediamo. Oh. Sì, vabbè, per forza. Che è scemo. È gialla, no. Mi va bene il lucchetto. Tieni premuto, boh. Che è proprio un pezzo di merda. Vabbè. Ma forse questa apre. Aspetta, buttiamo via la chiave un attimo. Tanto qui c'è una leva. Io l'attivo. Chiave gialla. Guarda che bastardi. Un buco nel muro. Dai, non la prendo più. Non mi dici se buggata lì, per favore. Io. No. Ok, si è preso. Ah, col tasto così posso vedere dentro la stanza. La chiave! Qui sta dormendo il bastardo. Devo tenere premuto sul buco. Ma no, sul lucchetto. Prova un po' allontanato. Forse sta fuori. Guarda!
Ah, sì, sì, fa quello. Non lo so, sarà utile per dopo, forse. Mi vede di qua, forse posso. Ma io ho provato. Forse con L1. Guarda, guarda, sbuggata. Guarda. Ma porca puttana, cioè uno sta a perdere tempo un'ora, ma dopo tiro giù tutti i quadri, sta cosa si nasconde nei quadri. L1? Oh, L1 invece che R1, maledetti. Oh, sì. Ma vediamo cosa ci può essere, guardo tutto. Uno skate. E poi più casino. Questa cosa apre? Forse questa. No, non è di questo. Ma no, questa è chiusa. Sai che è chiusa questa? Aspetta un attimo. Questa chiave deve essere utile sicuro. Colla. La colla, cos'è? Logo. Questa chiave. Andiamo a vedere se è cambiato qualcosa giù. Cosa abbiamo attivato? Quella leva e abbiamo aperto questa porta. Scusa, questa porta non si apre. Bastarda, non si apre. Ma io c'ho una chiave. Cosa serve? Lo so io cosa serve questa chiave! È della macchina! La chiave della macchina. Del cruscotto della macchina dietro. Scommetti? Oh, ora iniziamo a camminare. Dimmi di sì. Dov'è il maniaco? Qual è il maniaco? Va in casa, va, guardate i coglioni. Questa è della macchina sicuro, il pezzo dietro. Andiamo con L1. Sì! Che cosa mi ha dato? Via. Che cos'è sta roba? Una calamita. Una calamita. Mo su cazzi. Cosa cazzo ci faccio con questa roba? Fammi capire. Che cos'è? Una calamita con un filo. Con un bottone addirittura. Secondo me serve per il montacarichi. Aspetta, aspetta, ho capito, ho capito. La collego a... Aspetta. Posso attaccarla a questo? Se buttalo via ora, una cosa utile trovata. Questo è il nostro nuovo MOS. Cosa ci posso fare? Cosa cazzo ci faccio con questo? Comunque sto gioco per bambini. Sì, capito. Mi è staccato la corrente, ancora non se n'è accorto, è ritardato. Perché sta dormendo il bastardo? Quello a cosa servirà? Vabbè. Capito? Per far volare qualcosa. Questo aspetta, forse può essere utile qua. La calamita. Secondo me la calamita serve per qualcosa, baby. Quello è ovvio. Qua non c'è niente di utile. Di qualcosa? No. È una calamita, abbiamo trovato, no? Cassetti, diamo un'occhiata. Oh, nei cassetti ci fosse mai qualcosa? Non è mica l'altro gioco, eh. Dovrà avere mazzette di soldi. Oh, oh. Cos'è? Tengo premuto l'attivo. La chiave credo. Come faccio? Aspetta, aspetta, così. Vieni da me, vieni da me. La chiave.
A parte, come cazzo ha fatto a passare da attraverso la porta? Vabbè. Non lo so. Non lo so, comunque l'ho attivata. Attenzione. E quindi questa è la chiave di... Per aprire giù. Sì, quella principale. Non so ancora cosa serve quello. Magari è il caso di spengerlo per ora. Vabbè, no. Ma prima lo spengo. Mi dà fastidio sentire il rumore in più. Ma tu un nostro coso. Ma il montacarichi a che cazzo serve allora? Vabbè, andiamo a vedere. Secondo me il montacarichi serve solo per metterti di fuori. È su comunque. È su. Comunque se serve dopo la ritrovo su, non è un problema. Zitta. C'è dentro. Dove cazzo siamo andati? Madonna. Bello, però mi garba gli enigmi, capire tutto. Allora, oddio. È chiusa dietro di me. Eh? Beh. Laggiù c'è quella signora. Un bambino solo che una porta chiusa e non... Vabbè, ci sarà un modo, qualcosa da capire ci sarà. Non l'ha messa qui dentro. No, dai. Ma questo è un pazzo psicopatico veramente, ragazzi. Questo fa paura. Cioè, capite? Metti così, uno dice, la madre dice, non... che cazzo faccio, non rubo niente, vado via. Guarda sto pazzo! Ridi, ridi che ora c'è la signora impazzita lì. Cosa c'è là? Ma che cazzo, candele! Candele! Oh, oddio, dove dormiva quella? Ma cos'è? Con i disegni sulle finestre per farla sentire normale. Dov'è la signorina, bro? Ma io che cazzo devo fare qui ora? Ma te sei un pazzo psicopatico, vero? E ora? Che cosa posso prendere? La palla. Cioè, quindi sono... La signora è... La signora? Ah, posso interagire con la palla... Con le candele, mi pare. Vediamo. Amore, ti capisci? Vabbè, prendiamo qualcosa, vediamo. Forse posso tornare di là. Sì, posso aprire. Ma qui c'è un pazzo veramente, ragazzi. Aprimi, bastardo malato di mente. Ma secondo me no. Quella signora non ha fatto una bella fine, eh? No, no, non deve aver fatto una bella fine. Cosa posso interagire con questa roba, scusa? Come faccio ad andare di là volendo? Ma questo è un pazzo proprio. E poi? Spengo le candele, cosa faccio?
Cosa? Cioè, non ha senso sta cosa. Sito? Spacchiamo la finestra. Cree! Chris! Lo devo far vedere. Oh ma, messo male. Lo devo far vedere anche a lei. Oh mio Dio. Sai questo? Musica. No, devo fargli vedere. Mamma mia, ragazzi. Devo fargli vedere a lei. Guarda. Ehi, ci siamo entrati lì. Ma come si fa, no? Ero qui, ho fatto così. Ho spaccato il vetro che c'è dietro, guarda dietro. Ma come? E dico, è un pazzo questo, guarda cosa ha fatto. Ora sono qua. Ma dov'è la donna? Non lo so, ora sto guardando. Ecco, c'è una prigione. No, ma sto qui è da TG. TG questa. Ah, niente di che. Ma ci vado, sì. Qui è chiuso. Mi posso nascondere. Qua c'è qualcosa di corrente. Oh ma... Lui si guarda la televisione per controllarla. Aspetta, prima voglio vedere questa se fa qualcosa da disattivo. No, mi sa che non devo disattivare.
chiusa. Bello, cosa se... Sì, ma tutto vuoto. Cassetti, non si trova mai niente. Mamma mia. Ah. Fa rumore. Piatti. Ma che cazzo c'ha per la testa, veramente? Vediamo gli oggetti che sono in giro, se possono servire, vediamo. Guarda una sedia a bloccare la porta. Pazzo. Apri la porta. Sangue. Oddio. Qui è... Ok, l'ho liberata, è quella stanza di prima che era chiusa. Era chiusa perché c'era la porta dietro. Questa è uguale, devo liberarle queste. No, però questa è chiusa a chiave. Ma ah, aperta, aperta. Quindi anche là ci sarà la sedia dietro. No, è aperta. Ok. Ho paura perché può succedere di tutto. Vieni qui in live con... Vieni sì, live. Vieni con me, dai, ci caghiamo addosso insieme. Vuoi venire? Fallo te ora sto pezzo. No. Vado a sistemare. Sì. Mi posso nascondere. Paura. Ma questo è pazzo, davvero. Ok. Ho trovato una torcia. E si accende anche. Ma che cazzo? Un orso? Un altro letto. Non so se qua ci sono. Non sai se? Ci sarà nella webcam. Ah, vediamo. Allora, ah, posso allungare io, posso allargare un po'. Vieni anche Lady qui con noi, ragazzi. Paura, paura. Ok. Un po' moddata. Vieni più qua se vuoi. Allora, la situazione è questa. Potrei guardarla anche così se volessi. Vabbè, guarda. No, metto quell'altra. Così vai. Sta a spengere sti rumori. Grazie, fa un po' paura.
qualcosa, io non sento. Sente un tss. Telecomando. Questo è un telecomando. Vabbè, me lo prendo. La metto tutti vuoti. Questa è la casa dei cosi vuoti. Perché mettere la roba nei cassetti? È inutile. Il telecomando lo prendo, non si sa mai. Sente un rumore che... Ta-ta-za-za. Eccolo là. Quello. Non mi fa paura, ci sono dei... Aspetta, forse il telecomando devo mirare. C'è un telecomando. Quindi ha scossa. Devo stare attento. Va bene, alto non ci vado. Serve un telecomando. Questo cos'è? Televisore. Ma lì puoi toccare. E vado qui. Sì, bravo. E non lo so. Ah no, aspetta la torcia. Mettiamo il telecomando, questo mi sembra utile. Dio, sembrano due gambette. Ah, vai, c'era la corrente da togliere, no? All'inizio. Io ho capito. Vabbè, c'è la torcia. Credo? Vediamo. Altra cosa del genere. Falso proprio. Corrente, questo tira giù, corrente. Sappiamo lo tira giù. Forse c'è in mano la torcia, però poi la devi riprendere se togli. Sì, sì. Guarda dov'è. Allora, non vorrei che ora... Ok, qua si sono chiuse le... La cancelletto si è chiuso, ma io ho aperto quella di là, quindi va bene. Dio, mi ha fatto una paura quel rumore. Ma che cazzo. Ma dov'era? Ok, si è aperto. Ma girati a destra. Oh, ma di qua tutto chiuso. Vabbè, c'è degli oggetti. C'è un pulsante, credo. Andare qua. Cosa ha fatto? Ho attivato qualcosa. Cosa? È questo che... Ah, forse ora posso riattaccare la corrente, dici? Un generatore. Ah, forse se riattivi la corrente. A parte questo, il telecomando del televisore, mi sto mandando di fuori con quello. Proviamo a riattivare la corrente. Non ti senti chiamare. Dove? Guarda, mi pa. No. Stai scherzando. Nessuno qui. Nessuno ha chiamato. Cri, non mi rompere i coglioni, ho sentito di ste. Ma
Nessuno ha chiamato. Asiste. Nessuno ha chiamato. Questo gioco cominciò. Devo riattivare la corrente, no? Labirinto. Non me lo ricordo. Ora sento ripartire la correntina. E così è chiuso. Prova per tu qualcosa. Ma qui come si fa? Tirate le mani. Paura. Fanno quei rumori noiosi. Un bambino. Bravo. Vabbè, ora che però ho spaccato qui. Dai. Posso anche riattivare la corrente forse. Allora, quindi qui c'è una porta chiusa. Ok, se io apro questa porta, che succede? Dice, posso riattivare ora? Oddio mio. Allora c'è una porta chiusa qui. Provo a riattivare la corrente, vediamo. Mi viene il vomito, amore, se ti muovi così. Era stato dopo. Pensa se mi incontro il tizio. Tornare là, vediamo se è cambiato qualcosa. Non uso la torcia, che è meglio. Ora c'è la porta aperta. Ah, no. Sta strozza di scala. Di scala? Di sedia. Cosa non posso? Cosa serve sto coso? Cosa cambia? Ma questo è da attivare sicuro. Posso saltare di là? Dici? Sì. Quella! Aspetta, quella! Vabbè, che serve saltare? Ha senso. Cos'è se queste porte si aprono? Ma è stupido, mi fa entrare in un muro e poi non posso... Pipidini, amore. Come faccio? Vedi un po' amore te come uscirne di qui, perché qui non c'è bisogno di niente. Quel telecomando dov'è? Questo telecomando secondo me è utile. Siamo sicuri? Vediamo se fa azione roba del genere. Telecomando di qualcosa. Ma la TV, che dov'è la TV poi? Sei appena pronto, arrivo.
Madonna. Dici che accende la TV questo? Dai, non essere bastardo così, no? Non si può spostare sto coso. Maledetto sto coso. Cioè, fate le cose, è un bambino qui, ci rimane a vita, non capisce più niente. Quindi, siamo qui. Capace devo tirare contro un muro in un punto casuale. Si sfonda. Chiama appena pronto, Chris. Aspetta, ho preso un mattone. Ci pulisco il culo. Pezzi di mattone. Vediamo cosa ci posso fare. Si può sfondare la porta. Legnata per la secca. Carica, carica. Non ha utilità. Me la sposto con la sedia di merda. Andiamo nelle altre stanze. Io penso in un bambino qui. Si può pensare. Ma solo se ti vuole attaccato. Sì, non ci posso anche tornare. Come no? Chiusa la porta. E quindi ora? Te sai come uscirne? Da qua. Da qui. Hai detto che non potevo su. Per ora no. Che c'è, Chris? Oh, parla se sai qualcosa che io non so. No, ma non sai qui. Dio, rumori strani, striduli proprio. Guarda! Sì, sì, aspetta, ora sto arrivando a un punto buono. Ho fatto qualcosa, ho attivato una leva. Cosa mi ha fatto sta leva? Sì, ho capito, Chris, da mangiare, a mangiare. Ho attivato una leva. Sì? Oh, hey, amico da Gilbert. Ah, culo te e tutte le due stronzate come te, ok? Oh sì! Ok. Sì, andiamo! Attenzione! Devo scappare, ho capito. Eh sì, ma fammi vedere un attimo la scena che dite che mi segui. Ah, bastardo, mi prendi.
Sì, fammi capire come ne esco lì. Per sapere.